Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Col tiramisù in mano per tirar sulla Lega? Diciamo che dopo una stagione difficile magari può essere il giusto antidoto per trovare la soluzione a tanti problemi. A Treviso va in scena la Tiramisù World Cup e il parallelismo è presto fatto con una politica del Carroccio in difficoltà proprio nella sua roccaforte, qui dove qualche anno fa avevamo trovato proprio Salvini ad assaggiare il tiramisù. Giuseppe Salvador! Tiramisù, tira su. Anche Salvini, secondo te? Anche Salvini, sì, deve mangiarne un po'. Una torta di tiramisù e serve a Salvini, poretto. Intanto deve riconoscere, come si dice, che è stato sconfitto, però si può risollevare tutto nella vita. Come tiramisù? Si va avanti lo stesso e dopo ci si mette a posto. Nella politica ci vogliono i giusti ingredienti, però anche le giuste persone. Lei vede parlamentari oggi qui? Non ce n'è neanche uno. Sono già con la testa a Roma, quando il governo del territorio è a Treviso, è a Padova, in Veneto. Ci sono molti più leghisti, come dice il governatore, fuori dalla Lega che non all'interno. Quindi questo è il nostro mondo, noi dobbiamo stare in mezzo alla gente. Ma soprattutto ripartiamo da un esercito di sindaci e presidenti di regione che hanno da sempre rappresentato il buon governo della Lega. Sì, ma insomma diciamo che la politica è fatta di cicli, no? E il tiramisù a volte viene bene, a volte viene male, dipende la giornata, dipende gli ingredienti, dipende da tante cose, no? E quindi anche la Lega è così, in questo momento è un momento ciclico non positivo, ma insomma siamo convinti che lavorando e ritornando alle origini, alle nostre idee, torneremo ad avere anche il consenso. Allora,